un ricordo. Tutta la gente che è qua dimostra che cos'era la Democrazia Cristiana, e De Mita è stato uno degli ultimi grandi che ci ha lasciato, per cui penso che oggi è il momento anche del tributo, forse anche un po' di una rivalutazione storica di tutto quello che c'è stato. Il politico non passa con la vita fisica. De Mita amava dire che il politico è il suo pensiero, ed è un pensiero di cui parleremo ancora per molti anni. Oggi è un omaggio, non è un addio. Sì, beh, i difetti ce l'abbiamo tutti. Lui, uno dei difetti è che voleva delle amicizie esclusive. Per esempio, desiderava che uno fosse amico, e se qualcosa non gli tornava perché quell'amico, per esempio il sottoscritto, faceva cose diverse, lui si dispiaceva, ma poi ritornava all'amicizia. Sì, cioè io nel 72 avevo 25 anni e ho fatto da pochi mesi, quindi pensai, mi spingevano che io fossi candidato, e allora lui aveva deciso di non candidarmi. Però camminavo per Corsi Benevento, a un certo punto io che avevo questa voglia matta, io giocavo a calcio balilla, non sapevo giocare a calcio balilla, e di prendermi il gelato sul cono, e lui mi disse, come facciamo a presentarti con... Come? No, lui in questo mi rimproverava che non sapevo giocare a 3-7, cioè io mi rifiutavo di giocare con lui, anche perché lui voleva sempre vincere a 3-7, mi rifiutavo già a priori, volevo competere, quindi era difficile competere con lui.